andare ad ottenere il metodo A infilando i manici in verticale, si va semplicemente a sfilare i copribottoni. Ed è un modo molto semplice perché basterà semplicemente andare a risvoltare la parte superiore della nostra tattoo bag e andare a fare scorrere i nostri manici all'interno dei fori in questo modo. Una volta terminata, si vanno a chiudere i nostri bottoni a pressione e tirando su il nostro risvolto otterremo il metodo A. Il metodo A si presenta con i manici in verticale. Attraverso il metodo A possiamo portare la nostra tattoo bag in diversi modi. Il primo metodo è come si presenta ed è il metodo a shopper. Il secondo metodo, semplicemente andando a risvoltare la parte superiore della nostra tattoo bag, otterremo questo modello. Da questo modello possiamo ancora ricavare la nostra tracolla. Semplicemente tirando il manico esterno, in questo modo. Ancora da questa metodologia di borsa si può ricavare il metodo del secchiello, andando a sfilare i manici interni verso l'esterno. In questo modo la nostra tattoo bag potremo portarla a mano. Per andare a riprodurre i metodi con cui si può portare la nostra tattoo bag attraverso il metodo P, andiamo semplicemente a sfilare il copribottoni, aprire i nostri bottoni a pressione e in un modo molto 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 semplice andiamo, come per il modello precedente, a fare entrare il nostro manico attraverso i nostri fori che abbiamo nella nostra tattoo bag. In orizzontale e a questo punto andremo ad infilare il nostro manico nei fori superiori. Una volta terminato, andiamo a risistemare i nostri bottoni a pressione in questo modo. E così otterremo due manici in verticale e due manici in orizzontale. Il secondo metodo con cui possiamo indossare la nostra tattoo bag è il metodo B. Il metodo B presenta due manici in verticale e due manici in orizzontale. Ed ecco qua. Anche attraverso il metodo B possiamo andare ad indossare la nostra tattoo bag in diversi modi. Il primo metodo è il metodo del nostro tanto amato zaino. Semplicemente sfilando i manici in verticale otterremo il nostro zaino. La nostra tattoo bag si può ancora indossare in diversi modi con il metodo B, semplicemente andando a sfilare la parte del manico superiore otterremo la nostra tracolla. Ma c'è un altro modo per portare la nostra tracolla che si ottiene andando a sfilare il secondo manico in orizzontale, otterremo la nostra tracolla piegata. Ed arriviamo alle novità della nostra tattoo bag. La prima novità e la rivoluzione nel campo della moda è il nostro carro armato. Il nostro carro armato ci permette di andare a appoggiare la nostra borsa ovunque si vuole, perché si va a semplicemente
ad attaccare attraverso questi sei fori il nostro carro armato in questo modo. Un'altra novità della nostra nuova collezione è la borsetta. La nostra borsetta ha i manici con la catena. Anche questo si può portare in due diversi modi: a spalla con il doppio manico in questo modo, oppure andando a sfilare uno dei due lati della nostra catena, otterremo la tracolla. Le due novità precedentemente presentate si possono andare ad assemblare. Andando a applicare la nostra borsetta attraverso i nostri fori alla tattoo bag. In questo modo la nostra borsetta diventa la frangia, quindi un accessorio aggiuntivo alla nostra borsa, ma unisce anche utilità, proprio perché diventerà una tasca esterna e aggiuntiva alla nostra tote bag. I manici precedentemente presentati possono andare a sostituire con i manici della nostra borsetta. Anche attraverso i manici con la catena possiamo andare a riprodurre entrambi i metodi precedentemente presentati.